Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. Oggi siamo qui con l'episodio speciale scelto da voi sulla pagina Facebook di Arto, che vi consigliamo di seguire per non perdervi nessuna news. Quindi, a grande richiesta, nitrati e fosfati. Sigla! NO3 e PO4 sono elementi... Parli in portoghese questo episodio! NO3 e PO4 sono elementi che comunemente misuriamo all'interno dei nostri acquari e che troviamo in tutti gli ecosistemi di barriera. C'è chi li chiama nutrienti e chi li chiama inquinanti, ma per noi la verità sta nel mezzo. Facciamo però un passo indietro. Carbonio, fosforo e azoto sono elementi alla base della vita, quindi sono indispensabili per essa. Basti pensare che il DNA è composto da uno zucchero, quindi carbonio, da basi azotate, quindi ovviamente azoto, e infine da alcuni gruppi fosfati. Grazie a esso è possibile sintetizzare amminoacidi e poi proteine, che sono molecole e macromolecole necessarie a tutti gli esseri viventi, noi compresi. Nitrati e fosfati sono rispettivamente a base di azoto e di fosforo, nonché tra gli unici elementi misurabili a casa con i nostri test. La loro concentrazione, come quella di qualsiasi elemento, deve rimanere all'interno di un range di valori accettabili. Questo perché concentrazioni scarse, eccessive o altalenanti di entrambe potrebbero causare problemi gravi. Sicuramente tutti sapete che l'insorgenza di alghe è spesso associata alla presenza di alti livelli di nitrati e fosfati, dato che per loro sono una delle fonti di nutrimento principale. Però ad esempio il fitoplancton e le zooxantelle sono alghe anch'esse, che assorbono nitrati e fosfati. Di conseguenza sarebbe controverso privarle di questi due elementi. È arrivato il momento di sfatare il mito dei nitrati di fosfati a zero, che non significa che non sono presenti nell'acqua, ma che non lo sono alle nostre analisi. Questo perché i test non sono abbastanza accurati per rilevarli e perché spesso sono direttamente assimilati dalle alghe. Inoltre bisogna considerare il fatto che sono in relazione tra di loro e che un valore troppo basso di uno dei due risulterebbe come fattore limitante per alcune reazioni chimiche arrivando a bloccarle. L'esempio più comune avviene nel ciclo dell'azoto, quando livelli alti di nitrati e livelli bassi di fosfati bloccano le reazioni metaboliche dei batteri, portando ad un conseguente aumento di NO3. No! 3! La soluzione più facile sarebbe quella di mantenere i due valori più prossimi allo zero, per evitare squilibri troppo elevati tra loro, a patto che la vasca venga alimentata quanto necessario. A questo punto abbiamo capito che fosfati e nitrati sono importantissimi e che da essi dipende la sopravvivenza dei nostri coralli. Non dei miei, perché muoio tutti. Ma nonostante ciò, causano comunque l'insorgere di alghe indesiderate. Come facciamo quindi a regolarci? Lo scoprirete nel prossimo episodio. Semplicemente con l'aggiunta di tanti animali alghivori, come ad esempio i pesci chirurgo, i paguri, le lumache e i ricci, che terranno a bada le alghe. Ovviamente questi animali tanto mangeranno quanto sporcheranno, riportando nitrati e fosfati in vasca. A questo punto, per tenere i valori come li vogliamo, dobbiamo affidarci ai classici metodi di export, come lo schiumatoio, l'ATS, il refugium, rullo, calza filtrante e chi più ne ha più ne metta. Nel prossimo video parleremo in modo più specifico dei valori da tenere di fosfati e nitrati nei vostri acquari. Vi ricordiamo come sempre di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube di Arto e di Darifest e vi ricordiamo inoltre che nelle prossime settimane tratteremo tutti gli argomenti che ci avete indicato sulla pagina Facebook nel sondaggio che vi abbiamo proposto. Ci vediamo venerdì prossimo con la seconda parte. Io sono Riccardo e io sono Luca e questo era Da Podcast. Date le scarpe giuste a una donna e conquisterà il mondo. Date un metro a un uomo e si misurerà il cazzo.